pronto, signor spettacolo? Dopo aver incontrato il presidente Lotito, abbiamo deciso che la cosa migliore è metterla sul mercato. Sarà mio compito portare offerte delle migliori squadre in tutta Europa. Diventeremo molto ricchi. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati a My Shosha. Siamo sul mercato! Perché fidarsi è bene, ma non fidarsi a volte è anche meglio. Ci siamo affidati in tutto e per tutto al nuovo assistente, e questo è quello che ci ha portato. Da una parte, siamo stati eletti i migliori giocatori della Serie A con una stagione che... abbiamo vinto la Coppa Italia e questo ci ha assicurato un posto in Europa League, ma uno sfortunato sesto posto ha chiuso il nostro campionato. Stavamo al top per poi floppare malamente nelle ultime giornate, aveva fatto veramente schifo. È indubbio che anche affidarci al nuovo assistente in attesa di Armando ci ha portato ad essere quelli che siamo, cioè dei bomber implacabili richiesti in tutta Europa. Ma adesso quale sarà il futuro di Mister Spettacolo? Terminiamo questa stagione e iniziamone un'altra, e io voglio tutto il vostro supporto, perché in questo momento, come avete sentito, siamo stati messi sul mercato. Il goloso previo di una nostra vendita per Lotito è sicuramente goloso. Vi ricordo che il nostro valore di mercato attualmente è 225 milioni. Ma Lotito pure se gliene davi 10 era contento. Non è vero, ragazzi. Pagare moneta, vedere cammello. Nel momento in cui registro, avete votato in quasi 50.000 il futuro di Spettacolo. Per il 63% dovremmo andare in Premier League. Vedremo, ragazzi, perché sicuramente non sarà facile ottenere delle cospicue offerte. Noi le valuteremo tutte, mettendo un attimo da parte il cuore, il romanticismo, perché comunque noi abbiamo una carriera da giocare. Stiamo già quasi a maggio. C'è anche l'aspetto sportivo, perché da una parte sta squadra è veramente un po' così. Sì, ragazzi, posso anche aspettare e vedere quali saranno le mosse della Lazio. Ma questo si ritira pure. L'hanno comprato, non l'hanno mai fatto giocare e si ritira pure. Ha pure sto coraggio, cioè fa lì. Ma che cazzo è fa lì? Quindi insomma, ragazzi, saremo scrupolosi e cercheremo di capire anche in base a quelle che sono le offerte e alle squadre di prendere una decisione. E poi ricordatevi che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi... siamo pronti a scoprire il nostro destino. Intanto impazza, come potete vedere, l'europeo. Che noi ci stiamo guardando così. Ok, che siamo abituati, purtroppo. Visto anche nella realtà. Però, insomma, pure gli europei mi pare il caso. Attenzione, voci di mercato. Penso solo a giocare. Rilascio un'intervista al sito ufficiale della squadra nella quale dichiari di trovarti benissimo. Qua è un po' così. Vattene prima di essere cacciato. Dichiari in un podcast di essere pronto a partire se dovesse presentarsi l'occasione. Fissi un appuntamento con il direttore sportivo per sapere le voci sulla tua presunta gestione, se sono vere. Io farei questo, ragazzi, un incontro chiarificatore direttamente però col presidente. Presidente, senatore, ma io ero pronto così per andare in vacanza, ma che vuol dire che mi vendi? Ma tutto quello che ho fatto per voi. Ma senatore, io tifo questa squadra, ma non possiamo vendere Milinkovic Savic. Me l'avete venduti tutti, ma pure a me. Mi sono fatto andare bene Falì. Abbiamo vinto una coppa, ma presidente. Questa è molto golosa. Juventus 240.000 a settimana. A parte che il fatto soldi è il nodo cruciale per cui il nostro assistente ha richiesto la cessione. Come avrete capito, prendo 6.000 a settimana, queste me ne danno 240.000. Immaginate quante cose possiamo fare con la vita di Spettacolo. Certo, ragazzi, lasciare la Lazio per la Juventus. Guardate, la Juve offre 274 milioni per Spettacolo. Secondo me, ragazzi, se ci avessi avuto i capelli normali non me l'avrebbero offerta, perché con i nostri mezzi tecnici professionali possiamo andarla a vedere la Juventus. Allora, loro però c'hanno Vlahovic, che è pure un 89 come me. Potrei rubare il posto a Duce. Vabbè, scherzi a parte. A parte c'hanno solo Vlahovic e quel Mukhtar, mi pare, vero? Ah, non c'hanno proprio più Mukhtar, l'hanno venduto. Vabbè, dai, Arma, te vedo meglio, su. Stai un po' meglio. Oddio, la faccia. Mamma mia. Però vabbè, non che prima tu fossi bellissimo, No, vabbè, ma l'assistente ha fatto il suo. Comunque abbiamo comprato casa, ho fatto un sacco di investimenti. Ti voglio chiedere un consiglio. Mi è arrivata una bella offerta, ma dalla Juventus. Che faccio? No, non posso accettarla, no. Cioè, sì, il presidente me vuole vende. Dici meglio di no. Meglio all'estero, dici. No, ma anch'io... Io, se fosse stato per me, io non me sarei... Io sarei pure rimasto. Solo quell'altro mi ha detto, no, devo vendere perché i soldi, il valore. Quando torni? Torna.
La lasciamo là, però mi sento di rifiutarla. Vediamo che altro arriva. Attenzione, nuova offerta. Liverpool, 250.000. Quindi 10.000 in più a settimana. Caspita, ragazzi, Liverpool sarebbe effettivamente goloso. Andiamo a vedere la squadra. Nagallo, non so chi sia. Vabbè, questa è una squadra dei campioni. Guardate qua, ragazzi. Cioè, vado in un posto dove c'è Nunez, però. C'è Gakpo, pure in attacco. Oddio, ce l'andiamo a giocare con Nunez. Però sono più forte io, chiaramente. Ma come giocano? Ecco, questa è una cosa che io impazzisco e dico, ma perché non possiamo vedere le squadre come giocano e anche così poter prendere una decisione? Un sacco di giovani, devo dire, eh. Benji Pavard, Musiala. Beh, Hummels sta a morire. Dani Olmo. Mamma mia, ma che squadra stanno a fare questi del Liverpool? Il numero 10, non si sa chi sia. Il numero 10 so io. Alla fine c'hanno solo Nunez effettivamente in attacco. Porca miseria, cioè sarebbe bello. Sono effettivamente tentato di andare al Liverpool, che ci offre addirittura 284 milioni. Ma di che cosa stiamo parlando? E andremo a fare quello che molti hanno richiesto, andare a giocare in Premier League. E non sarebbe male. Beh, assistente, devo dire la verità, io sarei pure rimasto, eh. Beh, Liverpool è interessante, è una bella squadra. Come bella squadra? È la squadra più forte d'Inghilterra. È la squadra che ti permetterà di diventare un campione assoluto. Tu devi accettare immediatamente questa offerta. Immediatamente, visto che ci stanno arrivando belle offerte, io aspetterei pure di conoscere, magari ci arriva qualcosa dalla Spagna, sai. Tu non hai capito, tu adesso accetti questa offerta e te ne vai a Liverpool a giocare nella squadra più gloriosa d'Inghilterra. Oh, ma non è che niente di Liverpool, assistente. Guarda, no, aspetto. Vuoi aspettare? Aspetta, ma non troverai nessuna offerta migliore di quella del Liverpool. Intanto guardate questa, la Norvegia ha vinto l'Europeo con Haaland. Ma noi ci ha scoppiato, voglio dire. Miglior giocatore del torneo è ovviamente Erling Haaland. La squadra Manchester United chiede ufficialmente spettacolo. Fermi, fermi. Il Manchester United vuole Mister Spettacolo. Ma scusa un attimo, assistente, perché non mi hai detto niente di questa offerta? Quale offerta? Nessuna offerta è arrivata. No, qua c'è scritto che lo United vuole Mister Spettacolo. Mister Spettacolo so io. Nessuno mi ha detto niente. Fammi vedere un po' l'offerta. Oh già, è vero, è arrivata un'offerta di Manchester United. Ma non ti deve interessare, perché ci offre stessi soldi di Liverpool. Liverpool più forte, quindi io ho scartato per te. Come hai scartato per me? Ma che dici? Scusa, io prendo le decisioni, no tu. No, adesso mo li richiami e gli dici che io voglio sentire offerte al Manchester United. Anzi, te dirò, mi ingolosisce pure di più del Liverpool. Tu scegli il Manchester United invece di Liverpool, noi andiamo al Leeds United. Io non posso continuare questo rapporto insieme a lei. Lei sarà uno dei tanti giocatori falliti che scelgono quella squadra di merda. Oh ragazzi, è arrivata l'offerta del Manchester United che pareggia quella del Liverpool, 250 per 1. Il nostro assistente, in attesa del ritorno d'Armando, ci sta spingendo a Liverpool. Proprio fortemente vuole che andiamo a Liverpool. Quanto pare lui c'ha qualche intrallazzo lì, non lo so. Questa è l'offerta del Manchester United. Non so che fare. Andiamo a vedere un attimo la squadra. Eccola qua, ragazzi. Vabbè, Bissaka. Oddio, ragazzi, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Casemiro, Anthony, Brunello, Rashford, Garnacho. Mazza, Garnacho l'hanno fatto con i capelli biondi, l'hanno aggiornato. Sancho Pancho, Eriksen. Mi ricorda qualcosa sta carriera. Raga, questi non c'hanno attaccanti. Ah no, eccolo. Goretzka. Oh, ragazzi, ma questa è la carriera mia. Ah, c'è Ciro Immobile. Lenormand, alle stelle. Grimaldo. Taremi. Madonna, che attaccanti scandalosi. A parte Immobile, si sono comprati Goiri. Oddio, mi ingolosisce un sacco. Però questo vorrebbe anche dire scontrarsi. Oh, ma il portiere non ce l'hanno, aspetta. C'hanno Henderson, non c'è più De Gea. Fakir. Oddio, ragazzi, non lo so. E qua che si vede la differenza dagli uomini e i ragazzini. In questo momento scarterei l'opzione Juventus. Tra l'altro lo United offre anche un pelo di più rispetto il Liverpool, quindi faremo pure contento l'Odido e la Lazio. Ce l'andremo in maniera un po' più così, voglio dire. Chiedo, offrono 285 milioni per un giocatore, glielo devi dare. Sono molto indeciso. Ma intanto, ragazzi, vediamo se la Lazio si è comprata qualcuno o se sta aspettando una nostra cessione. Perché qua ci abbiamo Spettacolo. No, si sono venduti Danjuma. No, vabbè, non ci credo, ragazzi. Ierai, Vega, Casale. Mamma mia, raga, scappamo. Chi è questo? Farinez. Il venezuelano Farinez. Quando Guindo mostra un ottimo potenziale, forse è il caso di darsi. Ma questo ancora non se ne va. Madonna santa, Radu 66. Magari stanno aspettando che me ne vado per comprare qualcuno, non lo so. Ragazzi, io direi che possiamo un attimo tergiversare un po' e capire se arriveranno altre offerte, no? Per il momento però il fatto che due big della Premier si sono interessate a noi, così come anche, possiamo dire, la squadra migliore della Serie A, sicuramente quella più ricca, è interessante. Noi abbiamo una partita con lo Stadio Presidente Peron contro l'Aston Villa nella primissima
di precampionato. Giochiamoci, potrebbe essere l'ultima partita di spettacolo con la maglia. No, raga, che è quel Basic titolare. Oddio, ma che si sono venduti pure Cataldi? Ah no, eccolo Cacaldi. Se addio sarà, vuole salutare così i suoi tifosi, la squadra del suo cuore, la squadra di casa sua, Lazium Aston Villa, in una partita che non conta assolutamente nulla, ma che riempie uno stadio. Spettacolo ancora con i capelli blu per omaggiare la vittoria della Coppa Italia. Peccato che da quando se li sia fatti è andato un po' tutto a scheve, una roba indecorosa. Però sono arrivate a pioggia proprio offerte un po' da tutto il globo terracqueo, soprattutto Premier League. Parinez in porta intanto, ragazzi. No, ecco che ci siamo venduti. Siamo venduti Maximiano pure. Non mi sento di niente. Filippetto, passa sta palla, Felipe. Mamma mia, Felipe Anderson. Assistente, prego, richiami un attimo. Ma pure a Juve chiama. Va bene, vanno bene tutti. Vega. Gli ruba la palla, spettacolo. Non vuole dare nulla per scontato. Guarda che gol che t'ho fatto. Ma questo giocatore può valere solo, io dico solo, 285 milioni. E se ne andrà, se ne vuole andare con una grande prestazione. Oh, aspetta, Sergio. Mamma mia, quanto mi dispiace per Sergio. Sergio, mi dispiace che ti devo lasciare sta mare de monnezza. Pure Slagar Slugar, insomma, giocatore buono. Toma Basic, che ha messo lo zampino nella vittoria della Coppa Italia con un gol. E quindi, insomma, già così dovrebbe far capire il livello. Ancora una bomba. Esulta al suo modo. Spettacolo mister. Qua che devo fare, occasione di cross per l'Aston Villa. Proprio se l'Aston Villa potrebbe essere una guida pratica, perché questa qui è squadra di Premier, squadra che potrebbe affrontare spettacolo prossimamente. Kramaric. Oh, 2-2, vaffa. Me ne vado subito, via. Mo la perde Pipe, mo la perde. Che cazzo fai? Sì? Vegas. La sbagliata. Finisce 2-4. Come 2-4? Prima era l'89esimo e stavamo 2-3. Se questa è l'ultima partita di spettacolo con questa maglia, è una partita che dimostra tutti i limiti di questa squadra. Diciamo che riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, con un attacco devastante ma una difesa orribile. Allora, io nel dubbio un insegnante di lingue lo andrei a prendere, considerando non sappiamo dove ci porterà il nostro cuore e soprattutto il nostro portafoglio. Io un po' d'inglese lo ripasserei. E soprattutto vedete perché ci andiamo, ragazzi. Ho solo 3.000 soldi, ma sto scannato. Oh, cazzarola. Manchester City 275.000, quindi ancora di più di quanto prenderemmo allo United e al Liverpool. Che qua che se fa? È chiaro che se volessimo vincere tutto dobbiamo andare al Manchester City, che c'ha 90 Ederson, 91 Diaz, Rodri 89, De Bruyne. Ma immaginatevi De Bruyne spettacolo. Però attenzione, perché c'è 94 Haaland, che in questo momento è il giocatore credo più forte al mondo, forse anche più di Mbappé, perché ha vinto da solo un europeo con la Norvegia. C'è Foden, Silva. Mamma mia, che squadra questa, ragazzi. Oggettivamente, rispetto al Liverpool, forse è più forte. Però Liverpool ha giocatori di valutazione più alta. Teo Hernandez pure c'hanno. Io non so come gioca nel gioco, penso in maniera strana, però credo che giochi con una punta centrale, e è Haaland. Mo, oggettivamente, partendo cazzo andiamo. Ma soprattutto, se poi gli rubiamo il posto, cioè abbiamo Haaland in panchina, come è già successo, non so se vi ricordate, nella carriera di Serra, che c'avevamo Ancelotti, che c'avevamo Haaland al Real Madrid e non lo metteva mai. Ok che non deve essere verosimile, ma così è veramente troppo inverosimile. Non lo so, ragazzi, cioè mi sembra una cosa, forse non ci andrei. Oh caspita, ragazzi, stanno piovendo offerte come se non ci fosse un domani. Cioè sono i più richiesti in assoluto. Real Madrid 325.000 a settimana, me coprono d'oro. Quanto offrono alla Lazio? 290.000, raga, è un'asta. Aspetta ragazzi, al Real Madrid sarebbe figo. Andremo a prendere proprio il posto di Benzema, io, Vinicius e Rodrigo. No, no, vedete che squadra c'ha. Questa sarebbe bella, eh. Allora ragazzi, Jota, Delap. Oh, c'è sta il Giorgiano pazzo, per chi ha visto quel video. Brahim Diaz, Duvan Zapata, Di Lorenzo, Camavinga, Valverde 90, Vinicius, Karim The Dream, che però penso che lo panchineranno, Rodrigo. Sai ragazzi, non così OP, devo dire. A livello sportivo sarebbe figo, però c'ho paura ragazzi che è un po' troppo simile alla carriera di Serra, cioè che eravamo andati a Real Madrid e poi subito a Real Madrid. Ma la sento. Cosa? Cosa? Stavo così, ho detto, ma arriverà quella del PSG. Ecco, giorno dopo, PSG 190.000. Ma che schifo. Siete il Paris Saint-Germain, siete quelli con più soldi di tutti. Ma stanno a fin niente. La rifiuto a priori, perché non me vado a rovinare la carriera al Paris. Che però, al Paris, Fabinho, Thiago, Luke Shaw, Donnarumma, Marquinhos. Guarda Ramos chi è successo. Fabian Ruiz, Neymar Sito, Messi 86, 95 Mbappé. Che io vado a rubare il posto e poi non lo dirottano, ti immagini? Sai che c'è ragazzi? Mi voglio sentire più protagonista. Potrebbe essere a livello sportivo un'idea, cioè
quella di provare a far vincere al Paris Saint Germain la Champions League. Però pure questo è una cosa che abbiamo già esplorato. Ragazzi, ci abbiamo adesso niente, dobbiamo solo aspettare le offerte, vediamo se arriva qualcosa. Ma in tutto questo la Lazio si è comprata qualcuno oppure no? Wesley Fofana. Vabbè, almeno hanno messo un difensore centrale in mezzo e basta. Madre de Dios. A parte quel Farinez. Ehi, ehi Armando, sveglia. Ma hanno detto che tra un po' esci, vero? Senti, ma io ho ricevuto un sacco d'offerte. Ma una roba incredibile. Il Real Madrid mi sta dando, se sa quanti soldi? 300 e passa mila euro a settimana. Sai quanti soldi all'anno? 14 milioni e più. Non lo so, c'ho l'assistente che mi pusha per andare a Liverpool. Alcune me le sconsiglia. Per esempio il Paris Saint Germain mi ha offerto veramente tre caccole. Loro, capito? Però giochi con Messi, Neymar, Mbappé, capisci? Magari vinciamo qualcosina, non lo so. Arma, aiutami, non mi puoi dare una mano. Ok ragazzi, ho preso una decisione. Dopo aver valutato tutte le offerte ricevute e aver bilanciato quello che è l'aspetto sportivo, cosa può far bene a me, cosa può far bene alla mia squadra del cuore, cosa può far bene anche al mio portafoglio e a quello che può essere il futuro del nostro spettacolo, spero e penso di aver preso la decisione migliore. Intanto siamo tornati con i capelli normali, prima cosa, perché quelli blu secondo me ci portavano male. Ho parlato con Armando, ho parlato con l'assistente. Continua l'avventura. La prossima squadra di Mister Spettacolo è... eccolo qua, Mister Spettacolo. Saluta la folla, corsa ad accoglierlo qui nel suo primissimo giorno al Manchester United. Eccolo, Ten Hag, che accoglie il suo nuovo bomber, il suo nuovo attaccante di punta. Tutti che seguono e lui con particolare ammirazione l'ingresso nelle strutture dello United, la squadra più gloriosa d'Inghilterra. Spettacolo numero 9, eredita così il numero che fu di non so chi, insomma di tantissimi giocatori. Guarda quanto è contento Ten Hag. Spettacolo, qui si lascia fotografare anche se il suo numero è il 14. Abbiamo quindi ereditato la maglia numero 9 dello United. In realtà, anche se quella veramente leggendaria dello United è la 7, vestita da i vari George Best, Beckham, Cantona, Cristiano Ronaldo e chissà magari un giorno anche Spettacolo. Tu oggi hai commesso un grande errore, signor Spettacolo. Lei oggi si è fatto un grande nemico in Inghilterra. Non ci vedremo più, non le parlerò più. Ma ho fatto in tempo a prendere la villa che ci siamo comprati insieme, ma a nome mio. Lei adesso avrà più che un nemico a Liverpool. Le auguro la peggior carriera possibile. Ma le prometto che ci rivedremo, Spettacolo. Ci rivedremo. Lo so, poteva essere qualcosa di diverso? No, assolutamente no. Il cuore ti porta in queste destinazioni. Perciò ragazzi, siamo al Manchester United. È un Manchester United che deve essere ricostruito come una certa carriera. Però guardate quante facce di quello United. Cioè sta cosa, raga, è manco fatta apposta. Casemiro, che avevo comprato io e poi ci è andato veramente. Poi abbiamo Spettacolo, eccolo qua. Già uno dei migliori giocatori e soprattutto è il miglior attaccante. Mancava proprio quello allo United. Per questo ho fatto una scelta anche soprattutto sportiva. Ci abbiamo Rashford, esterno sinistro, che quest'anno ha fatto veramente molto molto bene. In difesa, oh ma non è che ci sta ancora Maguire? No, penso di no. Poi Lisandro Martinez, campione del mondo. Brunello Fernandes, ok, a centrocampo Leon Goretzka, Ponce de Leon, Godo, anche questo l'avevamo preso. Così come avevamo preso Jason Sancho. La trottola Anthony, poi Lenormand, Grimaldo a sinistra. Non c'abbiamo il terzino destro, c'è pure Ciruzzo. Oh, vedete ragazzi, sono riuscito a giocare con Immobile alla Lazio, l'ho ribeccato allo United. Vabbè, ah no, c'è Wan-Bissaka. Il problema ragazzi è che non c'abbiamo il portiere, c'abbiamo Anderson e ci abbiamo Kakir, che sono poco d'overall. Il motivo per cui perdevamo con la Lazio è perché avevamo il portiere basso d'overall. Quando simuli è un disastro. E poi ragazzi, un po' di gente per fare la panchina, qualche buon giovane. Dai, golosissimo ragazzi, sono contento, dai. Secondo me possiamo fare tanta tanta roba. Però come prima cosa andiamo a incontrare i nostri vecchi compagni. Certo ragazzi, sarei molto curioso di scoprire che cosa farà la Lazio con 285 milioni. Però eccoci qua con l'Old Trafford alle nostre spalle. Beh, era il rinunciabile come offerta, dai. Poi ragazzi, non ci resta che aspettare l'inizio del campionato. Eccoci qua con la nuova schermata della Premier League. Mazza quanta luce. Allora ragazzi, niente, noi dobbiamo solo aspettare sostanzialmente. Quanti soldi c'ho? 700.000. Sono vicinissimo al mio primo milione. Acquista un orologio di lusso, acquista un'auto elettrica, finanza una borsa di studio per lo sport. Questo potremmo fare ragazzi. Oppure acquistare un terreno. Guardate, ormai ragazzi, posso fare tanti doni agli ospedali. Vabbè, possiamo fare tanto. E soprattutto adesso scopriremo
vedremo come giochiamo. Cioè, qual è la formazione del Manchester United? La prima ce l'abbiamo con l'Everton. Siamo fuori Old Trafford, lo stadio dei sogni. Uno stadio leggendario per chi ama il calcio e per chi vuole vivere le migliori partite da uno degli stadi più belli al mondo. Io personalmente ci sono stato, è qualcosa di incredibile, dall'atmosfera che si vive fuori dallo stadio stesso a quello che poi è lo spettacolo in campo. Qui si omaggia Casemiro, leader spirituale di questa squadra che si è potenziata spendendo tantissimo, spendendo la maggior parte del budget per la campagna acquisti su un solo calciatore. Quel calciatore è spettacolo. Mike, direttamente da Roma, prelevato dalla Lazio, il miglior giocatore della Serie B e il miglior giocatore della Serie A. Nei 2 anni consecutivi sarà anche il miglior giocatore della Premier League. Questo è un po' difficile, ma ce lo dirà il campo. Soprattutto ce lo diranno le ambizioni di questo nuovo Manchester United. Per arrivare qui, spettacolo, ha sfogliato la Margherita. C'erano fior fior di offerte. Sono arrivate dall'Inghilterra, sono arrivate dalla Spagna. Prevalentemente il Real Madrid lo voleva per sostituire Karim. Oh, Milan Skriniar, non l'avevo visto. Ma l'attacco è Anthony, spettacolo, e Rashford con Sancho, Grimaldo. Insomma, bei giocatori in panchina. Acquisto dell'ultima ora per lo United, Milan Skriniar. Everton che risponde con giocatori di un certo livello. Addirittura c'è Ceballos, Rafa Mir lì davanti. Pure questi stanno messi bene. Beh, difesa granitica quella dello United. Si spera che ha sostituito finalmente Harry Maguire. E anche De Gea, uomo del mister in un altro universo. È una collisione tra metamondi e multiversi. Si inizia, ragazzi. Questo è il campionato più difficile al mondo. Ce la farà spettacolo a imporsi anche in questa realtà? Lo scopriremo. Comunque c'è un attacco altro che... Ponce de Leon, ma visto, bravissimo. Se gioca a un livello molto più alto. Prima palla con la maglia dello United, una bella scucchiaiata. Brunello Fernandes. Cioè, raga, Fernandes, Leon e Casemiro. A parte, 2/3 erano il centrocampo dello United che costruì lo stesso spettacolo tanto tanto tempo fa. A parte, non così tanto anni. Quant'era? 2 o 3 anni fa. Attenzione, Skriniar. Bravo, fa spazio per Rashford. Sì. Ah, non t'ho capito, scusa che non ci conosciamo. Perché non ci conosciamo bene, Rashford. Io comunque spero che lo United si sia qualificato a qualche coppa europea, ragazzi. Perché per il terzo anno consecutivo non stai in Europa. Sei forte, però poi non giochi in Europa, boh. E speriamo che nell'ultimo periodo di mercato riusciamo pure a prenderci un portiere. A parte che io direi che abbiamo già speso un bel po' di soldi. No, ok, se la riprende spettacolo. Di forza e corcezione. Di solito è un po' contratto quello del spettacolo, 5.7 è poco. La richiede, eh sì. Esce fuori Rashford, 1-0, spettacolo. Sì, spettacolo del calcio. Guarda qua, ragazzi, io ho dato chiaramente un calcio sul sedere al difensore che perde palla. Forse anche colpito dalla mia botta. Forse è un gol che bisognerebbe rivedere al VAR. No, godo. Ragazzi, forse Cristina D'Avena, meno male, non l'ho preso. Forse il mio fisico potrebbe essere un vantaggio su questo campionato. Oh mamma mia, Rafa Mir. Anche se vi ricordo che io vengo ancora da un infortunio bello pesante e non mi sono ristabilito del tutto, eh. Forse diciamo che a livello fisico la scelta più ovvia era andare a giocare magari in Spagna, così. La trottola. Oh, Ponce de Leon me la ruba, ladro. Oh, ma che sei, Lupin Terzo. Mi ruba chiaramente il gol. E vai a esultare con Ten Hag, Leon Goretzka, Ponce de Leon. Ma ha rubato, ragazzi, guarda. Io mando Anthony... Poi vado a prendermi il posto in mezzo. Ah, ma è rubata. Il movimento c'era. È già 2-0 per lo United. Ragazzi, sono super marcato. Ancora. No! Era fuori gioco? No, era buona. Mannaggia, ragazzi, gliel'avevo messa qua. Ho fatto il movimento! Mamma mia, ragazzi, stavo per segnare all'esordio di testa su calcio d'angolo. È follia. Spettacolo ancora della rovesciata. Vuole dare modo e maniera ai suoi nuovi tifosi di godersi lo spettacolo in tutti i sensi. O quello che succedeva a Ferrara, no, ragazzi? Ricordate che cacchio avevamo creato a Ferrara, sì. Lo manda stavolta. Non puoi sbagliare, Anthony.
non sbaglia e si mette al referto il primo assist di spettacolo con la maglia del Manchester United. Si vuole andare in alto, si vuole andare più in alto possibile e il cielo è il limite. Vediamo un po'. Io l'ho messa col sinistro. Quanto niente esterno. Ragazzi, ma questo è football bailato. C'ho una paura, ragazzi, a simularla. Abbiamo assistito a cose inenarrabili. Magari con lo United sarà un po' più difficile beccare quelle. Ma come giochiamo? Come giochiamo? Angolo, angolo, angolo. Spettacolo che la colpisce di testa. Il problema era solamente che poi me la batte Bruno Fernandes. Nelle altre due carriere me la battevano Cataldi e non mi ricordo chi. 11 tiri. Stiamo a fare come ci pare. Mazza, il mister vuole una valutazione da 9. Comunque si va, ragazzi. Sul 3-0 si gioca sul velluto. Loro non stanno neanche attaccando così tanto, devo dire. Dammela. Gino, perché me l'hai passata male? Infame. Maledetto. Oh, godo, madonna, ragazzi, li stanno a mangiare, eh. Allora, Bissaka esce dentro Grimaldo. Gira. Aspetta. Rashford. Ragazzi, io chiedo la sostituzione. Abbiamo giocato bene. Questa partita è chiusa, dai. Esce spettacolo e Casemiro dentro Guiri e Lenormand. 5-1. Segnano Brunello e Anthony. Direi, ragazzi, che se il buongiorno siete dal mattino, io come ho giocato? 7,9. Abbiamo avuto 2-10 in pagella. Però come esordio io ci metterei una firma. Come, mister? Che dici? Ma come meno 5? Però siamo allo United, quindi le richieste sono un pelo più alte. Comunque, ragazzi, guardate, adesso che ho un sacco di soldi, siamo arrivati al milione. Devo dire che c'è un sacco di roba in più da fare, sia come investimenti, che qua stiamo proprio al top. Inizia adesso la nostra carriera ad altissimi livelli. Spero che saremo anche in Europa, perché no? C'abbiamo una squadrone, con questi possiamo puntare al titolo. Ma soprattutto fatemi sapere se dovete prendere la leggendaria numero 7.